Panarelli l'ultimo ad arrivare, uno dei primi a festeggiare oggi. No, è stato è bello, questo gruppo poi se lo merita perché sono due anni che vince, sono dei ragazzi straordinari, mi hanno accolto benissimo, mi sono inserito benissimo, io ho dato anche, sono felice di aver dato il mio contributo per questa vittoria, mi godo questa vittoria, abbiamo vinto e adesso festeggiamo tutti quanti, lo merita la città, lo merita la tifoseria e lo merita lo staff tecnico e questo gruppo di ragazzi che veramente sono due anni che lavorano per portare in alto il nome di Treviso squadra, Treviso città, alle piazze che compete questa società. Tempo di dediche anche? No, io ti dico la verità, lo dedico egoisticamente, lo dedico a me e alla mia famiglia perché abbiamo sofferto quando io era, dopo 16 anni di professionismo, è la prima volta che capitava che ero senza squadra, però non volevo andare in una squadra così tanto per. Poi c'è stata la chiamata del Treviso, sono contento, sono stato anche fortunato, ho vinto il campionato, sono felicissimo. Grazie. Massimo Perna, uno dei leader di questa squadra, l'uomo spogliatoio, grande successo, grande stagione, a chi la dedichi? Sì, innanzitutto della mia famiglia, mia moglie e le mie due figlie, perché se lo meritano, stanno dietro di me e se lo meritano. Però questa è una vittoria che va a tutti, a tutta la città, al presidente, ai tifosi, ma soprattutto a noi giocatori, perché è da due anni che siamo qua, che combattiamo contro tutto e tutti e alla fine ci siamo riusciti a vincere anche questo campionato. È giusto che l'abbiamo vinta al 95esimo, perché è stato due anni di sofferenza e l'abbiamo vinta fino all'ultimo secondo. Certo che si è sofferto fino all'ultimo in questa stagione. L'abbiamo fatto apposta, perché era la cosa più bella vincere all'ultimo minuto e l'abbiamo vinta. È tempo di festeggiare o già di pensare al futuro? No, al futuro lasciamo perdere, adesso dobbiamo solo festeggiare e ubriacarci tutti.